Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Siamo alla terza domenica di Quaresima, fratelli e sorelle carissimi, una bellissima liturgia della parola, quella di oggi, che ci dà fondamentalmente un messaggio duplice che è sintetizzato, tra l'altro, nella preghiera che adesso rileggerò con voi e che ho elevato a nome di tutti al Signore all'inizio di questa santa messa. Il messaggio duplice è questo, un messaggio splendido da parte del Signore, il Signore che si rivela ai suoi figli, si manifesta ai suoi figli, non abbandona i suoi figli, vuole liberarli dai guai e purtroppo la risposta non adeguata dei suoi figli, che si vede benissimo nella seconda lettura, che proprio in continuità con la prima, dalla rivelazione di Dio a Mosè alla vicenda, non certo edificante, delle reazioni del popolo di Israele durante l'esodo, a cui San Paolo ha alluso. E poi questo episodio del Vangelo, un episodio drammatico, ecco, due fatti di cronaca nera di quei tempi, quindi una torre crollata che ha ammazzato 18 persone, questi sono simili a molti fatti di cronaca contemporanea, oppure un brutto fatto di cronaca nera giudiziaria, Ponzio Pilato, insomma, che era noto per essere abbastanza sanguinario, come diversi tra l'altro procuratori romani. C'era stata una sommossa da parte di alcuni Galilei, Gesù dice, il cui sangue di Pilato aveva fatto scorrere insieme, credo, i loro sacrifici, li aveva massacrati tutti quanti giustiziati in maniera violenta, facendo in modo che il sangue scorresse con quella che dei sacrifici che si stavano svolgendo a Gerusalemme. Come sapete, anticamente si immolavano gli animali, quindi erano sacrifici coetti. E Gesù trae occasione da questi fatti per dare un insegnamento e poi per dire questa paraboletta, ecco, che è una paraboletta che da un lato mostra la pazienza di Dio e dall'altro però l'urgenza della conversione, che è il tema tipico della Quaresima. Allora andiamo con ordine e poi approfondiremo qualcosa di questa liturgia. Io all'inizio ho pregato così il Signore: Padre Santo e Misericordioso, che mai abbandoni i tuoi figli e riveli ad essi il tuo nome. Bello, no? Infrangi la durezza della mente e del cuore. La durezza della mente e del cuore. Perché sappiamo cogliere con la semplicità dei fanciulli i tuoi insegnamenti e portiamo frutti di vera e continua conversione. Una preghiera bellissima che proprio sintetizza il senso di questa celebrazione. Ora io con voi vorrei partire, dato che ci saranno tre omelie, non so se siete fortunati, dall'aspetto più bello, dall'aspetto più consolante, che è quello della prima lettura. Vedere come quello che Dio fa e come si manifesta al suo popolo. Allora, il contesto, questo è un fatto molto molto famoso, tra l'altro lo dico alle persone di Sermoneta che sono qui, nella cappellina del Santissimo Sacramento, in alto, una volta, sono affrescati una serie di episodi evangelici, tra cui questo del rovito ardente da cui si manifesta nostro Signore. Allora, il contesto è questo: Mosè, ci sono gli israeliti che erano 500 anni che erano schiavi in Egitto, si erano trovati in Egitto dopo che Dio si era manifestato ad Abramo. Voi sapete la storia di Israele: Abramo è il capostipite, figlio di Abramo miracoloso Isacco, figlio di Isacco Giacobbe, Giacobbe ha 12 figli. Giuseppe, l'abbiamo letto perché era messa tutti i giorni nei giorni scorsi durante la liturgia, viene venduto dai fratelli e si ritrova in Egitto. Poi che succede? Grande carestia in tutto Israele, gli altri suoi fratelli si rivolgono a Giuseppe per uscire dalla carestia, insomma poi si ritrovano tutti quanti in Egitto, gli israeliti, i discendenti di Abramo. Gli egiziani prendono e li riducono in schiavitù. Questa schiavitù va avanti 500 anni, capite? Tanto è vero che Gesù è Dio, si rivela con: io sono il Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Era talmente forte la schiavitù, insomma, che la potenza e la grandezza di questo Dio che il loro antenato aveva riconosciuto era caduta un po' in oblio. Vedete? Qui c'è un primo punto di meditazione. 500 anni di schiavitù. Dio sembrava essersi dimenticato del suo popolo. Si era dimenticato del suo popolo? No. Ecco, però i tempi di Dio, i modi di rivelarsi di Dio, le sue vie, dice la Sacra Scrittura, non sono le nostre. Molti uomini pensano, vedendo tante cose, dove è Dio? Dio non esiste,
Dio ci ha dimenticato, Dio ci ha abbandonato. Questo non è mai un pensiero né vero, né salutare, né santo. Dio non si dimentica di nessuno. Non so se recentemente ascoltate un po' di catechesi di Papa Francesco, ha ricordato un passo molto bello dell'Antico Testamento, dove Dio dice: guarda, parlando di Gerusalemme, sulle mie mani ti porto tatuata. Siccome oggi i tatuaggi vanno tanto di moda, sappi che Dio ci ha tatuato sulle sue mani Gerusalemme. Gerusalemme è la città santa è l'immagine di ogni essere umano. La tua anima è cara al Signore, non ti preoccupare, non se la dimentica, e non la conosce come un numero tra i tanti, ma la conosce come un unicum frutto del suo atto creativo, del suo amore e della sua bontà. Questa è la prima cosa. Quindi Dio non si dimentica. Poi, bellissimo, vedete, Dio non possiamo avere di Dio però una conoscenza diretta e accessibile. Dio si manifesta attraverso dei segni. Fuoco in mezzo a un roveto. Il roveto arde, ma il roveto non si consuma. È una bella immagine, un'immagine misteriosa, non molto comprensita. Quel roveto poi Mosè sente una voce, sente Dio rivelarsi. Il roveto, fuoco. Voi sapete che il fuoco è uno degli elementi che designa molto bene chi Dio è. Sapete che lo Spirito Santo, per esempio, ricorderete, a Pentecoste, come scese sugli Apostoli, sotto forma di lingue di fuoco. Perché il fuoco? Cosa si va a pensare nel fuoco? Fuoco dà luce e calore. Se vediamo il Vangelo di San Giovanni, Dio è descritto da San Giovanni con due attributi. Dio è luce, e non ci sono tenebre. Dio è amore o vita. Quindi nel fuoco c'è l'espressione di chi Dio è. Quando tu incontri il Signore ti succedono due cose. Uno, la tua mente comincia ad avere la luce, comincia a capire le cose profonde della vita, comincia a capire il senso delle cose, cominci ad avere degli orizzonti che prima non avevi fino a quando non incontravi il Signore. La seconda, fai e conosci profondamente il mistero di amore di Dio. Chi incontra Dio fa sempre, se incontra Dio e non un'immagine sballata di Dio, esperienza del suo amore. Perché l'immagine più vera di ciò che Dio è e di ciò che Dio pensa di te è un amore che noi esseri umani non possiamo nemmeno lontanamente concepire. Quando noi guardiamo il crocifisso è un'immagine dell'amore di Dio, è soltanto un'immagine. Ecco, le persone che hanno incontrato il Signore veramente conoscono questo. E attenzione, e il roveto chi è? Sapete che il roveto c'ha un pochino di spine, no? Chi è il roveto? Il roveto siamo noi. Cioè, non c'è soltanto la rivelazione di ciò che Dio è, ma anche di ciò che Dio vuole. Dio vuole venire come fuoco nella nostra vita. Fuoco che ci illumina, fuoco che ci scalda, ma, come dire, senza consumarci, quindi fondendosi con noi, o facendo in modo che noi rimaniamo noi stessi. È bellissima questa immagine. A Mosè gli dice un'altra cosa poi: togli i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è il luogo santo. Per un orientale, noi queste cose non le capiamo molto bene, gli orientali sono molto fisici. Allora, quando tu da orientale calpesti un luogo senza essere scalzo, avete visto che i musulmani hanno un pochino ripreso questa cosa, no? Sapete che le moschee musulmani pregano senza scarpe, non c'è sta motivo, non è una cosa fatta tanto per farla o un gesto religioso, perché se tu calpesti un territorio, quel territorio ti appartiene, tuo, cioè tu eserciti su quel territorio quello che i romani chiamavano il dominio quiritario, è roba tua. Ma se una cosa è roba tua, vuol dire che è più piccola di te. Cioè, Dio non è roba nostra, ma noi siamo roba sua. Capite il contrario? Quindi questo gesto è: guarda, io mi ti avvicino e mi ti faccio conoscere, ma ricordati che tu mi conoscerai, ma non mi puoi prendere, né possedere, né tantomeno strumentalizzare o schiavizzare. Di avere con me questo tipo di rapporto, come dire, aperto
riverente anche, cioè che è in attesa di accogliere quello che ti farò conoscere di me. E poi Dio rivela il suo nome, un nome che a noi appare come misterioso, io sono colui che sono, ma che è il nome che designa la trascendenza. Quindi provate a pensare, non è difficile, io con ragazzi del catechismo mi ci diverto. Tu potresti definirti io sono colui che sono, potresti dire questo se tu fossi sempre stato e se per te esiste solo il presente, non esiste il passato, non esiste il futuro, ma è un presente sempre vivo e sempre in atto. Il concetto di eternità, anche dal punto di vista filosofico, che è bellissimo, possesso totale, comprensivo e simultaneo di un'eterna felicità sempre in atto. Questa è la dimensione di Dio, non è la nostra dimensione. Cioè, io nel 1950 non c'ero, d'accordo? Quindi posso anche credere che la mia anima sia immortale, quindi nel momento che ci sono sempre ci sarò, ma non ci sono sempre stato. Quindi Dio manifesta la sua trascendenza, e la sua trascendenza che dice, bene, hai capito chi sono? Io sono l'onnipotente, ma sono l'onnipotente amante e l'onnipotente illuminante, colui che provvede. Adesso scendo in campo io. Sono passati 500 anni, adesso la vostra schiavitù è finita. E quello che dice il Signore lo fa, perché gli israeliti dall'Egitto ne sono usciti e alla terra promessa ci sono arrivati. Capite? Allora, questa è la parte bella. Poi nelle prossime omelie toccherà dire anche la parte brutta, perché dinanzi a tutte queste belle cose c'è un problema, che siamo noi, che è anche quello. Come ci muoviamo? Noi diamo a Dio la possibilità di farsi conoscere, lo cerchiamo, ci mettiamo in condizione, questo è anche un pochino il senso della Quaresima, no? Di entrare in contatto con Dio. O Dio è un illustre sconosciuto, non me ne prendo manco cura, o vado dietro a quelle idee che accennavo all'inizio di questa nostra conversazione, dice, ma chi lo sa se Dio esiste, ma comunque se non esiste, sta lì, non fa niente, dalla mattina alla sera, chi è, chi non è, eccetera. No? Perché Dio si manifesta e si rivela sempre a coloro che lo cercano. Mosè è arrivato a un certo momento molto preciso della sua esistenza, ma guardate, uno dei messaggi chiave di questo tempo che stiamo vivendo è: cercate il Signore mentre si fa trovare. Chi lo cerca sicuramente lo troverà. Non lo trova chi non lo cerca. Dopo, una volta che l'hai trovato e che il Signore ti si manifesta, c'è uno step ulteriore: accoglierlo e farlo diventare volontariamente il Signore della nostra vita. Ecco, questo però sarà oggetto delle prossime omelie, perché questo passaggio purtroppo funziona non sempre troppo bene, perché c'è di mezzo la nostra libertà e il Signore la nostra libertà non la viola, perché il rapporto che desidera instaurare con i suoi figli, come abbiamo sentito, è un rapporto di alterità e reciprocità. Io mi ti manifesto, mi ti faccio conoscere che sono, tu hai la libertà di accogliermi, di corrispondere al mio amore e di vivere come io desidero per te, per il tuo bene. Ma questa è una scelta che devi fare volontariamente. Di questo poi avremo modo di approfondire nelle altre omelie. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti, ecco, ad approfittare di questo tempo di Quaresima come rinnovata occasione di ricerca, di ascolto e di incontro del Signore, perché questo è uno dei fini principali di cui la Chiesa ogni anno ci mette di nuovo dinanzi, questo tempo santo e benedetto. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.